basate sulla scrittura, esperienze di decodificazione infinita di tracce. Andrei. Cosa, che libro ci stai leggendo? Ecco qui. Soprattutto niente ai giornalisti, non dite niente ai giornalisti. Questo, no, ecco. Allora, rileggo questa cosa importantissima, una dichiarazione che avevo fatto anche prima. Jacques Derrida è uno di quei grandi pensatori che ti aiutano a pensare, perché il vero grande pensatore è quello che ti aiuta a pensare, non quello che ti vuole imporre delle sue idee. Il suo pensiero già confezionato. È più articolare il pensiero. Uno di questi maestri è stato anche un grande seguace dello Steiner, chi riesce a capire veramente Massimo Scaligero grande è Scaligero. Un maestro di pensiero, un maestro del pensiero. Allora dice un maestro della meditazione? Sì, però sempre nell'ambito della capacità di spiegarti che la verità è quella che scaturisce esattamente nell'istante in cui tu pensi, cioè nell'istante in cui tu crei l'idea, che va oltre il platonismo. Quel che l'ebraismo e l'islam hanno in comune è questa esperienza dell'impercettibile. Attenti a queste frasi. Esperienza dell'impercettibile. Infatti, dicono delle cose, ma in realtà tu l'hai visto, no? La grande divinità dell'Islam, no, non è mai visto, no, anche l'Islam stesso prende Gesù Cristo come uno dei suoi profeti, no? Ma nient'altro, no? Giusto? Della trascendenza, attento, e dunque della scienza, cioè ciò che è trascendente non può che essere assente. E se no non può essere trascendente, per la contraddizione che l'una non può essere allora l'altra. Ma questo concetto di assenza quanto è importante? Attento. Essendo basato sull'assenza, non può essere che basato sulla scrittura. Quindi, sono religioni basate sulla scrittura, esperienze di decodificazione infinita di tracce. Perché quando tu hai un'attività che si basa esclusivamente sulla scrittura, si basa esattamente sulla necessità che tu imponi a chi te segue di stare tutto il giorno a decodificare esattamente quello che c'è scritto. Ecco lì il nesso, lui ha detto in tre o quattro parole, noi stiamo sempre a dire, no, Gesù Cristo l'ha detto, no, ma la Bibbia cosa ha detto? Cioè, Maometto cosa ha detto? Non ha detto un cazzo, ha detto un cazzo. Hanno scritto quelle cose e sta a te decifrarle. E io ti dico che è inutile, perché in realtà, la realtà è la decifrazione. La realtà è la decifrazione. Attenzione, la tradizione islamica e la tradizione ebraica Talmud o Kabbalah, quindi la tradizione islamica è o il Talmud o è la Kabbalah, testimoniano la necessità dell'infinita spiegazione. Utilizzo la parola spiegazione che ha usato lei, ma questo risponde una persona, ma non sono sicuro che sia la più appropriata, direi piuttosto interpretazione, laddove Dio non si manifesta mai né di presenza né in un'incarnazione. Colleghiamo dunque l'esperienza del segreto a questa esperienza della nota infinita, laddove la cosa non si manifesta quando non si manifesta per quello che è, di persona laddove la causa resta segreta, si è costretti a mettere una nota. È per questo che ho iniziato da Abramo e Isacco. Non si saprà mai cosa è accaduto sul Monte Moria. Non si è mai visto nulla, né mai si vedrà. Il fatto che ebraismo e islam siano stati fondati inizialmente sull'episodio di Abramo probabilmente significa che essi preferiscono un evento in cui non viene manifestato niente o in cui non è accaduto niente che non sia poi stato sospeso. Si può e si deve annotare all'infinito su di un segreto, il segreto tra Dio e Abramo, il segreto di Dio per Abramo. Laddove il cristianesimo è l'antitesi di questi, perché l'antitesi cosa ti dice? Abbiamo la manifestazione, l'epifania del Dio. Il Dio diventa uomo e quindi si manifesta concretamente.